Alice era una ragazza molto sensibile, che pativa per la sofferenza che aveva intorno, che non voleva scavalcare gli altri, non voleva vivere sgomitando o camminare su chi le stava vicino. Forse per questo pure non era riuscita a trovare quel posto nel mondo che le era stato promesso, che almeno noi le avevamo promesso perché ci credevamo. Alice voleva lavorare, voleva rendersi utile e si è sentita sconfitta quando è dovuta andare via da Roma perché non riusciva più a mantenersi ed è dovuta tornare qui, a casa con noi. Alice soffriva di non essere indipendente. Ma Alice non era solo questo, non era solo una persona sofferente. Alice era anche un'entusiasta, continuava il volontariato con i bambini e negli ultimi anni qui aveva scoperto il pugilato. Io le ho fatto tante storie, non capivo perché proprio il pugilato. Non ero proprio entusiasta che mia figlia si prendesse a cazzotti sul naso. Lei mi rispondeva che nella vita i cazzotti però si prendono comunque e lei voleva imparare a incassarli, a darli indietro e che preferiva invecchiare con una faccia piena di cicatrici piuttosto che con il viso di una bambola sempre uguale. È stata la sua ancora di salvezza finché è bastata. Nostra figlia non era una vittima, è una ragazza che ha combattuto sempre come tutta la nostra famiglia. E che è stata anche male. Anche, non solo. La sua vita non si riduce a questo.